Ieri festa di Sant'Antonio nella chiesa di Santa Maria Vetere ad Andria. In serata la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Luigi Mansi, celebrazione eucaristica in diretta su Teledeon. E allora ascoltiamo il suo messaggio durante l'omelia. Nella preghiera che ho recitato all'inizio della messa si mettono in luce quali sono i due aspetti principali, fondamentali della figura di Sant'Antonio, che emergono dalla sua storia, la sua storia di fede, la sua storia vocazionale, la sua storia di predicatore del Vangelo. I due aspetti sono questi: uno, l'amore per i poveri e gli ammalati, e l'altro, l'altezza della sua dottrina che lui ha predicato, ha testimoniato attraverso il dono dell'eloquenza, della parola. Non a caso la reliquia più significativa che si conserva di Sant'Antonio è la sua lingua, perché è con la lingua che lui ha annunciato il Vangelo, ha predicato, ha affascinato le folle attirandole a Gesù. Allora, questi due aspetti di Antonio, l'amore agli ultimi, ai poveri, agli ammalati, e l'impegno per la predicazione della parola di Dio, devono essere anche i due aspetti della vita di Sant'Antonio che noi dobbiamo cercare di imitare e di chiedere come grazie. So che tutto il popolo cristiano chiede grazie a Sant'Antonio, le grazie, una malattia, un problema in famiglia, una difficoltà, un esame da superare, adesso è tempo d'esame, i giovani studenti, no? Chi non chiede grazie a Sant'Antonio? Però, ecco, le grazie che dobbiamo chiedere e che la liturgia ci dice di chiedere sono proprio queste due. La prima è quella di rendere i nostri cuori, e non solo i nostri cuori, i nostri occhi, le nostre mani, le nostre vite, attenti, sensibili a tutte le situazioni di povertà che ci circondano. Ce ne sono tante. Ce ne sono tante che vengono alla luce, che noi vediamo, ma non dobbiamo escludere che ci siano anche tante, tante povertà che non vengono alla luce, perché ci sono persone che si vergognano di chiedere, che hanno una certa ritrosia a presentarsi come persone che chiedono. E allora, ecco, noi dobbiamo chiedere a Sant'Antonio questa grazia, questa prima grazia, quella di renderci più attenti.